Tutti, benvenuti in questo nuovo video. In questo video vi voglio parlare dello spartito del diavolo. 20 km ad ovest di Vercelli, ai margini del bosco delle sorti della Partecipanza, si trova il Principato di Lucelio, fondato nel 1123 dai monaci Cistercensi, costruito su terreni donati ai monaci del marchese Ranieri e del Monefarto della dinastia degli Arenamici. All'interno si trova la fortificata abbazia di Santa Maria di Lucelio, teatro di moltissime leggende. La più famosa, e inquietante anche, parla di un demone che, dopo essere manifestato all'interno del cimitero di Darola, raggiunse l'abbazia e si impossessò dei frati, di quali da allora si dedicarono alle messe nere, abusarono delle novizie e torturano e uccisero persone innocenti. Questo fatto che ho letto ora, c'è gente ancora che lo fa, non faccio nomi, ma c'è gente ancora che lo fa, che conosco, e meno male l'ho scoperto tardi, però meglio tardi che mai. Infatti ho tagliato con loro, sia io che l'altri. Comunque, non posso fare nulla. Tornando a noi, dopo diversi anni, un esorcista riuscì a liberare l'abbazia dal demone, imprigionandolo in una cripta sotto la chiesa. A guardia del demone vennero poi posizionati alcuni abati mummificati, seduti su scrani in posizione circolare, e la cripta venne murata per impedire l'accesso. All'epoca anche il Papa Pio condannò i monaci dopo aver visto le colonne che piangono nella sala dove i monaci si riunivano per effettuare messe nere, gli abusi sulle novizie. Infatti le colonne sembravano versare lacrime. In realtà però il fenomeno è dovuto dal fatto che Lucelio è costruito in una zona ricca di fontanini, una sorgente di acqua dolce di origine naturale, talvolta fatta emergere dall'uomo, tipica dei terreni di piana alluvionale, come gran parte delle pianure italiane. Le colonne quindi attingono da quell'acqua che poi viene espulsa dalle porosità della pietra. La storia però non finisce qui. Si racconta infatti che un monaco compose una musica del gran potere. Secondo la leggenda, questa musica sarebbe in grado di tenere imprigionato il demone nella cripta. Visita interiora. Rettifica, invenies occultum labilem.
Lo spartito ha una strana peculiarità. Infatti, si tratta di uno spartito bifronte, ovvero è leggibile in entrambi i versi. La leggenda racconta pure che se da una parte la musica ha il potere di proteggere dal demone, suonando lo spartito al contrario, da destra verso sinistra e dal basso verso l'alto, la melodia prodotta sarebbe in grado di liberare il demone dalla sua prigione. Per molti anni ricercatori e curiosi cercarono lo spartito bifronte sulle vecchie lapidi dell'abbazia tra le pagine di vecchi libri, ma fu solo per caso che nel 1999 viene ritrovato. Lo spartito ora si trova nella chiesa sconsacrata della Madonna delle Vigne. Si trova affrescato sul muro della navata tra decorazioni e affreschi. La scoperta ha ovviamente attirato l'attenzione di numerosi satanisti di vario genere. Quindi, se la leggenda fosse vera, sicuramente il demone sarà già stato liberato da tempo, ovviamente, in quanto è ovvio che qualche adoratore di Satana abbia già seguito la melodia all'interno della chiesa. Questo era il video. Spero che vi è piaciuto. Se è così, lasciate un bel pollice in giù, condividete, commentate, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, attivate la campanellina per non perdermi i prossimi video che caricherò, ci saranno video molto interessanti e molto appassionanti e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!